Oggi andiamo alla scoperta del santuario della Madonna di Bonora a Montefiore. Siamo in Valconca, nell'entroterra riminese. Ogni anno migliaia di pellegrini vengono in visita al santuario. I più avventurosi passano nel sentiero nel bosco. Come i pellegrini anche noi ci siamo incamminati lungo la strada che porta al santuario, dove incontriamo il rettore, Don Ferruccio Cappuccini. Ciao Don Ferruccio. Buongiorno Simona, benvenuti. Grazie, grazie dell'ospitalità. Raccontaci un po' questo luogo, la sua origine. Santuario Madonna di Bonora. Bonora è raffigurato là sulla porta, un terziario dell'ordine della penitenzieria di San Francesco, al quale ha lasciato la sua celletta che usava per la sua preghiera già dalla fine del 1300, e ha lasciato questo luogo di preghiera che è giunto fortunatamente fino a noi, perché qui veramente si prega bene, tutti lo riconoscono. Lui era un contadino che ad un certo punto decise di provare la vita da eremita. Infatti questi terreni pianeggianti a metà montagna erano il suo luogo di lavoro e commercio. Quando nel 1300 il Papa aveva fatto l'ufficializzazione dei giubilei, la Romea aveva una deviazione per Roma, specie su una strada militare che era percorsa anche da questi pellegrini. Alcuni di questi si sono fermati da queste parti a fare gli eremiti. E hanno incuriosito questo devoto Bonora, che pure aveva già la sua celletta di preghiera qui con la Madonna affrescata. Si sarà chiesto: ma è possibile che il Signore riempia così tanto la vita di una persona giorno e notte? E ha visto che era vero, che il Signore era una pienezza di vita e valeva la pena di essere vissuta. Una cappellina che nel tempo si è ingrandita per dare spazio ai tanti pellegrini che venivano qui a pregare. Mi fai conoscere la Madonna di Bonora? Prego. Ed eccoci all'interno, il santuario è piccolo, ma mi verrebbe da dire uno scrigno prezioso. È la Madonna, è il suo tesoro. Questo luogo diventa importante anche per la chiesa riminese a partire da un miracolo, ma anche qui dobbiamo fare un passo indietro nella storia. Per arrivare al 1833, quando il miracolo è avvenuto alla signora Rossi Annunziata, una giovane donna con tante patologie gravi addosso che l'avrebbero portata repentinamente a morte, è divenuto di nuovo famoso questo luogo perché prima soppressione napoleonica aveva messo un po' nell'oblio. La Rossi Annunziata si è trascinata fino qua davanti alla Madonna e ha pregato con tutta la sua fede ed è stata guarita all'istante. Inizialmente si inserisce qui una leggenda che qualche volta riesce, e siamo curiosi noi, a soppiantare il miracolo vero, la Rossi Annunziata, per la curiosità dell'operaio che non riusciva a staccare il fresco e riportarlo alla chiesa parrocchiale. Comunque questo è più importante che una cristiana sia stata assistita dalla Madonna che altre leggende che si sono sovrapposte. Un luogo che però ha anche un legame particolare con la chiesa di Venezia e in particolare il suo patriarca. 100 anni fa, con la disfatta di Caporetto, un po' di veneti, 10.000 quella volta profughi di guerra, si sono rifugiati sulla nostra riviera. E il patriarca di Venezia è stato qui al santuario di Bonora, viene raccontato anche in un quadro che è proprio sopra la nostra testa, per l'incoronazione di Maria. Sì, perché dopo che sono potuti ritornare a casa, quasi come ringraziamento alla Madonna di questo popolo che li aveva ospitati,
ha voluto fare questa cerimonia di incoronazione della madre col bambino. Gli anni passano, arriva la Seconda Guerra Mondiale, molti si rifugiano nelle campagne, in particolare il Santuario di Bonora che cosa diventa in quel periodo? È diventato seminario di guerra ed episcopio perché i bombardamenti hanno distrutto l'episcopio di Rimini e danneggiato il seminario. E ora avviciniamoci all'affresco così lo vediamo da vicino. Un'immagine tenerissima. È vero, scuola riminese del 300, quell'epoca in cui l'influenza giottesca ha fatto sì che le ieratiche icone bizantine assumessero una naturalezza che le rendesse più vicine alla nostra umanità. Le Madonne di Vladimir si trasformano in Madonna che danno il latte, addirittura con il particolare realistico di una goccia di latte che sfugge dalle labbra di Gesù Bambino e scende giù verso il mento. Quello sguardo velato dalla profezia di Simeone sui futuri dolori di Gesù e suoi la fanno sentire molto vicina alle persone, specie che sono nella prova. Sono testimone di quanto la Madonna sia attiva, non sta a bearsi nei cori degli angeli, ma è vicina alle persone e lo si sente in tutte le invocazioni che si fanno. E non sono sempre invocazioni determinate ad ottenere una grazia. Qualche volta sento anche dire la sopportazione di un tratto doloroso del cammino. Tante grazie ricevute pregando qui al santuario, che vengono anche narrate perché poi ognuno porta un pezzo della sua vita. C'è dagli antichi dipinti, degli ex voto, ai moderni riporti ecografici di bambini attesi troppo lungo, finalmente arrivati. E chi può venire in un santuario a fare questa esperienza di tempo che si ferma e di eternità che si riavvia, fa un'esperienza di gioia. Un'esperienza di gioia che questa mattina abbiamo fatto anche noi. Grazie Don Ferruccio per averci accolto ed ospitato nel santuario della Madonna di Bonora. Ciao, arrivederci a tutti.